primi giorni che sono venuto qua, giorni che dovevano costruire questa nuvola, però non mi è pensato fosse proprio una nuvola che dovevamo costruire. Ma io mi sono un attimo informato, quindi so che ci nasce una nuvola, un centro della nuvola che è una sala di congressi. Guarda, è un'opera d'arte. Quello che colpisce in un cantiere è la passione che tutti hanno nel loro lavoro. E l'altra cosa è che il cantiere dà senso di serenità e di felicità. Quando io sono arrabbiato, demotivato, come capita a tutti gli esseri umani, vengo in cantiere. È come andare in vacanza, ecco, il cantiere è una forma di vacanza. No, in genere io ho fatto il mio lavoro con passione, diciamo così. Certamente mi sarebbe piaciuto fare un mestiere più pulito, meno impegnato fisicamente. Il nostro desiderio è sempre fare qualcosa di che puoi vedere dopo 20 anni che hai fatto te. Come un figlio di cui come uno, cioè, se hai fatto te, ma sai che hai fatto te, sei contento. Io sinceramente vengo perché sono veramente appassionato di questo lavoro, te l'ho detto, lavoravo in ufficio, sono scappato. Non lo cambierei per nessun altro al mondo, sto benissimo. Ma sempre questo, a me piace. Sei abituato a lavorare, questi sono i nostri lavori. Non solo questo sappiamo. Ma io credo che i progetti, quando si trasformano in fenomeni di appartenenza a una comunità, già hanno reso un servizio importantissimo. La cosa più importante sarà quando ci saranno le persone, quando funzionerà, quando l'auditorium accoglierà voci, incontri, passi di quelli che raccontano le loro storie. Se mi dai tutto che mi prendi, mi prendi. Ah, felicità, tutta la felicità. A me il lavoro che mi sarebbe piaciuto fare se era redditizio, sai qual era? Perché io sono amante della natura, mi piace fare il contadino. Ma non lo facessi l'attore? No. Vabbè, l'attore però come dice lei, mezz'ora e poi fermo così. Ma guarda, io da ragazzino ho fatto un provino per fare l'attore dei fotoromanzi. Tu mano a mano lo vedi crescere, anche se sta nella pancia, no? Mano a mano lo vedi crescere. E poi esci fuori e vedi la bellezza. Questo è così da me. Diciamo che fosse un pasto. Lo stiamo preparando a partire. Tutto il progetto è basato su vertigini. Passi dai grandi vuoti, passi più basso e poi ricambi la dimensione. Non c'è mai una sola misura. Le misure sono variabili, come la musica. You know, we always said that the light would move as well, so you imagine in here the effect moving as well. It's very... It's very like a movie. Il finale della storia che non ha finale.